sono entrato nella palestra della mia scuola e ho fissato il più carogna dei miei compagni. L'ho guardato dritto negli occhi e ho pensato che volevo sconfiggerlo. Così l'ho abbracciato e ho vinto io. Diffondere i principi di una sana e serena coesistenza, insegnando che bulli e vittime sono ugualmente danneggiati. È l'obiettivo dello spettacolo Bulli a metà, trasposizione teatrale del film autoprodotto da Davide Mogna, con la regia di Tatiana Callegari, illustrazioni di Intimo Distacco e realizzazione di Incanto Arte Creativa. Bulli a metà è la storia di due ragazzi, Michele ed Edoardo, che crescono da bulli e dopo l'ennesimo atto di violenza vengono espulsi da scuola e iscritti a un altro istituto. Qui affrontano cambiamenti radicali nelle loro vite, fin quando uno dei due protagonisti, con l'aiuto di una nuova amica, decide di rimettersi sulla buona strada. Dopo la rottura della loro amicizia, i due ragazzi sapranno recuperare il rapporto proprio combattendo il proprio passato di bullismo. Il Corecom Piemonte, in prima linea nel contrastare la piaga dilagante del cyberbullismo, ha ospitato lo spettacolo al Salone del Libro nell'Arena Piemonte. Questo lavoro è partito dal film che ho scritto e diretto ormai 3 anni fa, un film che è uscito al cinema, ha già avuto un suo percorso distributivo e adesso sta arrivando a questa nuova fase, che è quella appunto di creare da questo film, dalla storia di questi due ragazzi bulli, e di creare uno spettacolo teatrale. In prima linea nella lotta contro il cyberbullismo la Polizia di Stato. Il questore, a partire dalla legge 71 del 2017, può emettere il provvedimento di ammonimento verso i ragazzi dai 14 ai 18 anni. L'ammonimento è una diffida, vengono chiamati questi ragazzi autori del cyberbullismo nei nostri uffici, unitamente ai genitori, e si notifica questo provvedimento che ha scopo rieducativo. Il provvedimento di ammonimento in particolare ha creato un circuito virtuoso, viene anche segnalato il caso alla Procura Minori e siamo sempre maggiormente in contatto con tutte le scuole e con i referenti del cyberbullismo che devono essere nominati proprio come disposto da questa normativa.